Il soprano internazionale Daniela Di Pippo a Serra Petrona per il Gran Concerto Lirico in onore di San Francesco, patrono d'Italia. La giornata raccontata da protagonisti e organizzatori. Abbiamo concluso nella chiesa di San Francesco a Serra Petrona una bellissima serata per il santo patrono d'Italia, con tutti i 15 sindaci dell'Unione, oggi una giornata intera per discutere sui nostri programmi, per stare insieme qualche volta anche in allegria con una piccola conviviale a vedere gli appassimenti della vernaccia di Serra Petrona in anteprima e poi con questo bellissimo evento del soprano Di Pippo qui nella chiesa di San Francesco, dove io da sindaco ho lasciato l'anima, perché quando sono arrivato era bianca e piano piano negli anni abbiamo restaurato dall'organo al polittico a tutte le cose che si vedono qui intorno. Quindi è veramente una bella giornata istituzionale per San Francesco, patrono d'Italia, dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Io ritorno sempre volentieri in questa splendida terra e poi devo dire che Serra Petrona per me è stata una novità. Mi trovo in una bellissima chiesa straordinaria, se non sbaglio del 1300, vero? Questa chiesa di San Francesco d'Assisi, cioè San Francesco, che però si festeggia anche la festa di San Francesco d'Assisi, è stupenda. E poi devo dire, tutte le volte che ritorno, nutro sempre una grande e forte emozione. Devo dire, io giro moltissimo il mondo, è stata una lunghissima tournée questa per me quest'estate, ho iniziato da giugno e continuerò già dalla metà di novembre in avanti per le prossime tournée del periodo di dicembre. E in ogni parte del mondo sono ricevuta sempre con amore e affetto da parte del pubblico, e questa è una cosa meravigliosa per me, perché c'è uno scambio di affinità fra noi artisti e il pubblico. Poi devo dire anche la vostra sindaco, Giambiero Feliciotti, persone straordinarie, e questo mi rende molto orgogliosa e mi emoziona anche, perché la cultura è molto importante, portarla ovunque. Questa è una terra straordinaria e quindi va fatta conoscere ai turisti, ma non solo per le bellezze architettoniche che abbiamo, anche un patrimonio culturale che abbiamo, come l'opera lirica. Poi qui nella zona, provincia di Macerata, c'è Rossini, no? Quindi, insomma, è una cosa straordinaria. Oggi è un'occasione particolare e devo dire è nata come un'occasione di lavoro insieme ai sindaci dell'Unione Montana, ovviamente organizzata dal presidente Feliciotti. Ci siamo ritrovati qui tutti i sindaci oggi pomeriggio a Serra Petrona. Perché qui? Perché appunto in questa giornata del 4 di ottobre ricorre appunto la ricorrenza di San Francesco, patrono d'Italia, e in questa chiesa poi alla fine della giornata ci siamo ritrovati, proprio la chiesa dedicata a San Francesco, con il nostro bellissimo polittico di Lorenzo D'Alessandro, in un momento appunto anche di comunità, proprio per sottolineare la valenza che questo santo rappresenta per il nostro territorio, per i nostri territori. È un momento di condivisione e di lavoro con gli altri sindaci. Devo dire che ringrazio calorosamente, perché è stata l'occasione anche di visitare il nostro territorio e di trovare quei momenti che magari non nella quotidianità si riesce facilmente a trovare.